I lavori di realizzazione del soffitto ligneo iniziano nel gennaio del 1578 su disegno di Cristoforo Sorte, singolare figura di architetto, decoratore e grande cartografo. La parte lignea, cioè la cornice vera e propria, si sviluppa lungo assi regolari che si collegano alle campiture maggiori con un insieme di nastri, volute, conchiglie, cartiglie. A questa ragnatela di linee e di forme si sovrappone un'ulteriore decorazione animata da teste, figure allegoriche e simboli, che si addensano soprattutto in coincidenza con gli incroci della struttura geometrica. L'intera costruzione lignea è realizzata impiegando diverse specie di conifera. La struttura portante e il tavolato di copertura sono in larice, mentre gli elementi decorativi in altre specie più duttili allo scalpello. Questo ricco rivestimento architettonico, di notevole peso, è ancorato al soffitto con un complesso sistema di tiranti e puntelli. Le superfici intagliate sono rivestite di spessi strati preparatori ben levigati a base di gesso e colla e quindi dorate in oro zecchino. La foglia d'oro, dopo la stesura, è stata accuratamente lucidata con pietra d'agata, accentuando l'effetto metallico della lamina. A questa doratura luminosa si abbina una doratura ruvida, applicata su strati preparatori che inglobano materiale granuloso e confinata alle parti in sottosquadro o più arretrate. In questo modo, l'effetto luministico di insieme porta a una modulazione chiaroscurale che accentua la profondità degli intagli. Cristoforo Sorte, autore dell'opera, si concede delle licenze, quasi a mitigare la monumentale iconografia celebrativa dell'insieme, ponendo ai lati del soffitto favolosi esseri alati metà leone, con un copricapo che ricorda il corno ducale, mentre dei putti giocano con strani pesci dalle teste leonine. La parte lignea del soffitto si realizza in 5 anni di lavoro. Il problema del soffitto, da cui è derivata la necessità di procedere con un intervento di restauro mirato, era il diffuso sollevamento delle superfici dorate con ampie zone di distacco e sconnessioni della materia dorata, fino alla perdita di frammenti, anche di grandi dimensioni. Questa condizione di degrado era rilevabile su tutta la superficie del soffitto, con alcune variazioni per incidenza e gravità. Il lavoro di restauro è stato realizzato grazie al progetto Gleam Team, finanziato dai soci di Venice Foundation, l'associazione che dal 1996 sostiene le attività dei musei civici veneziani, e condotto dal laboratorio di restauro di Fiorenza Civran, in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia. Un'attenta analisi dello stato di degrado ha permesso di elaborare un programma di intervento finalizzato al consolidamento delle dorature, individuando le tecniche e i prodotti più idonei da utilizzare, in accordo con la soprintendenza competente e il servizio tecnico della Fondazione. Prima di intervenire operativamente, si è dato corso ad una accurata indagine dell'opera per valutare e comprendere le cause del degrado. Alcune sono legate ai materiali che costituiscono l'opera, altre all'ambiente in cui essa è inserita. Il legno è un materiale instabile per natura, costantemente in relazione con l'ambiente circostante, influenzato dalle variazioni dei parametri termo-igrometrici, temperatura e umidità, che ne condizionano movimenti e deformazioni. Questa instabilità è presente in ogni singolo elemento ligneo, che a seconda della direzione di taglio, dello spessore, del tipo di assemblaggio e della specie legnosa, risponde alle sollecitazioni in modo diverso. Il rivestimento dorato, composto dalla gessatura e dalla doratura sovramessa, è un sistema rigido su cui si ripercuote come sollecitazione il naturale movimento del legno.
se la deformazione del legno è contenuta, non si verificano particolari problemi al rivestimento dorato, ma se i coefficienti di movimento aumentano, la preparazione e la doratura si sollevano e infine si distaccano dalla superficie. Nel nostro caso, inoltre, l'impiego di una preparazione costituita da una gessatura spessa e rigida ha ancora più condizionato e accelerato il processo di distacco dal supporto. Fra le condizioni ambientali che hanno determinato il degrado vanno ricordati l'immediata vicinanza del sottotetto, con i relativi e repentini sbalzi termoigrometrici, le infiltrazioni d'acqua piovana avvenute in passato, le particolari condizioni ambientali della città,